Se la FIFA dovesse accettare il consiglio della commissione d'inchiesta, i mondiali del 2022 in Qatar si terranno da novembre a dicembre. Fin della polemica aggiudicazione del mondiale nel 2010, la prospettiva di un mondiale in estate aveva fatto alzare più di un sopracciglio. Dopo il rapporto della Task Force a Doha martedì mattina, giocare la Coppa del Mondo da novembre a dicembre sembra l'unica scelta logica. Penso che l'opinione si sia orientata su novembre e dicembre. D'altro canto sono altri a pensarla così. Alcuni membri sono preoccupati, ma qualsiasi sia la decisione presa, ci sarà sempre qualcuno pronto a protestare. Dovremo tenere in giusta considerazione l'opinione di tutti. A far scartare il tradizionale periodo di giugno-luglio, il caldo estremo dell'estate del Golfo Persico. Il periodo preferito dalla UEFA, gennaio-febbraio, sarebbe da escludersi invece per non coincidere con le Olimpiadi invernali. Il mondiale di fine anno sarebbe supportato da tutte e sei le federazioni continentali. L'accettazione della UEFA è arrivata a stretto giro di posta. La UEFA non vede alcun problema nel cambiare il calendario della stagione 2022-2023 se il periodo proposto per la Coppa del Mondo FIFA fosse approvato dal comitato esecutivo. La UEFA capisce che la competizione potrebbe durare meno e che quindi i giocatori saranno convocati per un periodo di tempo ridotto. A rimanere fisso dovrebbe essere il numero di squadre, 32, e di partite, 64. Ma lo Sheikh Al Khalifa ha parlato di un calendario più serrato. Le squadre saranno 32, ma la competizione durerà qualche giorno in meno. Tutto qui, una settimana al massimo. La proposta della Task Force andrà ratificata al prossimo incontro del Comitato Esecutivo della FIFA, che si terrà a Zurigo il prossimo 19 e 20 marzo.